Bene, per la regione che verrà con noi Pamela Villoresi, attrice e direttrice artistica. Pamela Villoresi si presenta con la lista civica per Renata Polverini, giusto? Sì, Buongiorno. buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovata, visto che ci siamo visti durante varie manifestazioni, vari eventi, mai avrei pensato di incontrarla candidata alla Regione Lazio. Come mai questa idea? Io avevo già partecipato a delle lezioni comunali tanti anni fa a Prato, dove promisi di occuparmi di formazione e riuscii a ideare e a realizzare un corso universitario sui mestieri organizzativi e promozionali dell'arte e dello spettacolo, si chiama Proges, dipende dall'Ateneo di Firenze, ma sono riuscita a fare il distaccamento a Prato, partendo da un'identità forte, poi le spiego perché glielo dico, della città, che non è solo quella del commercio delle stoffe, che peraltro è piuttosto in crisi, ma anche quello della cultura, perché Prato ha un teatro stabile, un museo d'arte contemporanea, eccetera, eccetera. Tanto è vero che il corso è stato un tale successo che è uno dei più seguiti dell'Ateneo di Firenze. Poi diciamo che io ho sempre avuto un po' l'esigenza, forse anche un po' il talento, di occuparmi della staffetta, cioè di creare le occasioni per chi viene dopo di noi. Perché io queste occasioni le ho avute da ragazza, a 15 anni ho potuto andare a un corso di teatro studio, diventare un'attrice, ho fatto il libretto di lavoro nel 72 a 15 anni. Quindi io sono grata a chi si era adoprato, mi portavano a teatro gratuitamente, ho visto concerti, spettacoli meravigliosi, veramente a un prezzo abbordabilissimo che mi potevo permettere nonostante fossi una ragazzina. Sono molto grata a chi si era adoprato per me ed è per questo che io cerco di fare altrettanto, tant'è vero che ho fatto dei corsi per attori e musicisti, sono a titolo assolutamente gratuito nel Consiglio d'amministrazione dell'Accademia dell'Arte Drammatica e nella Commissione Ministeriale per il Teatro Festival Italia. E quindi diciamo che questa un po' ambizione a creare occasioni di cultura, opportunità per chi viene dopo, io ce l'ho, la sento, nonché poi mi piace. Per esempio, anche portare le esperienze della mia vita all'interno del mio mestiere. Io per tanti anni ho commissionato dei recital, dei melologhi a tema spirituale, molto ampio il tema naturalmente, e sognavo di realizzare un festival, cosa che mi riuscì di fare ancora con il ministro Rutelli che lo volle realizzare. Ed è un festival sulla spiritualità dove artisti da tutto il mondo raccontano il loro percorso, non solo la loro storia e tradizione religiosa, ma anche il loro cammino, i loro dubbi, i loro successi, le loro Questo riflessioni. si tiene al Teatro Valle, No, giusto? no, 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 questo si tiene, oggi c'è la conferenza Stampa stampa Teatro Valle. al Teatro Valle, ma si tiene, c'è uno spettacolo che si farà al Teatro Valle perché il tutto è in collaborazione non solo col Ministero dei Beni Culturali, con l'assessorato al Comune di Roma, ma anche con l'Ente Teatrale Italiano, che è Certo. veramente per noi una collaborazione di cui siamo grati ed orgogliosi. Uno spettacolo si tiene al Teatro Valle, ma tutti gli altri si tengono in vari luoghi, chiese, sinagoghe, insomma, posti religiosi e non, anche archeologici, anche luoghi della città che la gente conosce meno, e si tiene sempre nel periodo di Pasqua, finisce il lunedì dell'angelo, quindi quest'anno comincerà il sabato 27 marzo e finirà lunedì 5, ma ha avuto un tale successo che io sempre con 2 lire, veramente sono un po' nozze con i fichi secchi, però per ora sono nozze belle. Riesco a fare un'edizione a New York quest'anno a fine aprile, dove ovviamente mentre a Roma porto artisti da tutto il mondo, a New York porto soprattutto artisti italiani e ogni anno ne porto più di 30 che faccio conoscere al pubblico americano. Senta, bene, No, questo quindi le raccontavo per dire che sì. questa ambizione un pochino ad Certo, occuparmi certo. anche dall'altra parte della Senta, scrivania, il quindi problema. lei si presenta con la lista civica per Renata Polverini, soprattutto per dare una scossa, chiamiamola così, alla cultura della Regione Lazio. Qual è l'obiettivo e l'ambizione?
Allora, non avrei pensato di mettermi in politica, in realtà è stata un'idea di Renata che conoscevo dalle lotte sindacali, dai convegni sull'occupazione femminile. Subito mi ha chiamato, mi ha detto: ho bisogno di un tramite col mondo della cultura, io voglio rilanciare questa regione, soprattutto attraverso iniziative culturali, favorire anche il turismo in questo senso, in modo che anche l'arte crei indotto, che è quello che io penso. E nonché opportunità per i giovani, mi devi dare una mano. Insomma, per me non è stato facile, ci ho pensato molto, non avevo calcolato l'idea di rientrare in politica, mi era bastata l'altra esperienza, poi invece mi sono fatta catturare, non riesco a non rimboccarmi le maniche. Nella regione Lazio c'è parecchio da fare perché ci sono più di 60 teatri da riaprire, alcuni anche restaurati. In questo senso l'assessore Rodano, l'attuale Sì. assessore, ha fatto anche dei passi molto importanti perché è riuscito a ottenere 45 milioni di euro per il restauro di alcuni teatri, alcuni addirittura sono nuovi. Purtroppo ancora non sono stati rimessi in rete, non sono ancora la maggior parte funzionanti. C'è da fare molto, io col teatro lo dico perché è dal 72 che vado in tournée da Catania a Bolzano. Non sapete che decentramento che c'è in regioni come la Toscana, le Marche, l'Emilia-Romagna, dove ogni piccola città, ogni borgo ha il suo teatro, la gente aspetta Senta, ad l'evento. esempio, quando lei parla di teatro, Sì. teatri, teatro, noi abbiamo Roma. Roma è una città dove alcune zone sono assolutamente, diciamo, fra virgolette, sature, altri municipi non c'è niente. Cioè, questo è veramente un controsenso. Questo però non vale soltanto per Roma, ma vale anche per altri centri. Ad esempio, la domanda che io le faccio è proprio questa. Noi Roma è la città per appunto turistica per eccellenza, c'è cioè il Sì. Vaticano, la bellezza, la tradizione, la cultura, la storia, eccetera. Però manca quella cultura che arriva, quella cultura che in qualche modo trasforma una città o un paese in qualcosa che diventa attrazione per tutto il mondo o per una parte del mondo. Ecco. Lei pensa che con la sua opera, se il Renata Polverini dovesse diventare governatore della regione Lazio, si potrebbe arrivare a fare ciò? Ma c'è da fare tantissimo. Faccio un esempio, l'Arena di Verona, perché così magari la gente capisce con un esempio più concreto. Il comune investe tanto, anche lo Stato. Pensate che il rientro in indotto è 60 volte superiore all'investimento. Pensate intorno alle opere che avvengono all'Arena di Verona, i ristoranti, gli alberghi, le agenzie turistiche, i negozi che vendono, gli agriturismo, i bed and breakfast, le linee aeree. C'è un indotto spaventoso intorno alle opere, vengono da tutto il mondo. Se noi riuscissimo su ogni gruppo di turisti che viene a Roma per qualche giorno, portarli anche per un solo giorno in una delle altre zone del Lazio, noi avremmo risolto buona parte dei problemi della regione e distribuito la ricchezza. Noi dobbiamo fare in modo che, come diceva lei un momento fa, Roma non sia un buco nero che inghiotte tutto, ma diciamo un'immagine poetica, un sole che irradia un po' intorno, no? E questo è possibile. Pensate che in Germania c'è un grosso turismo su alcuni siti archeologici dove ci sono tre sassi romani, e pensate cosa abbiamo nel Lazio, dove fanno il teatro in latino, le commedie e le tragedie latine, e avvengono da tutta Europa, da tutti i licei, da tutte le università. Ora, pensate questo da noi, pensate i teatri che abbiamo, a parte i famosi teatri di pietra, quelli estivi, no? I teatri proprio Certo, romani, certo. ma penso, non so, al Cisternone di Gaeta, cioè c'è l'ira di Dio veramente da rivalorizzare. Certo, il turismo ci viene se tu gli dai un'attrattiva culturale forte. Chiudiamo quindi questo incontro con Pamela Villoresi, candidata con la lista civica per Renata Polverini, e noi le auguriamo di essere eletta Grazie. e di portare la sua sensibilità, il suo stile, la sua cultura all'interno della prossima regione che verrà. Alle prossime volte. Grazie.